quando vuoi. Bentornati a un nuovo appuntamento con Protagonisti, siamo di nuovo qui in studio, in onda e oggi andiamo a parlare di cultura, ma non solo di cultura, parleremo di tanto altro e anche di una vera e propria istituzione della nostra città, parliamo della Società Letteraria di Verona e per farlo siamo qui insieme alla Presidente Daniela Brunelli, benvenuta. Grazie, grazie a voi, grazie per questa ospitalità. È un piacere perché, come dicevo in apertura, la Società Letteraria è veramente un'istituzione, insomma è in città da centinaia di anni si può dire, però devo dire che non so se tutti effettivamente conoscono a fondo questa realtà, quindi io, Presidente, andrei a spiegare di cosa si tratta, cosa fa la Società Letteraria. Molto volentieri, la ringrazio per questa opportunità. La nostra città è molto fortunata. Può avvalersi di importanti istituzioni, antiche istituzioni, diciamo così, di antico regime, fra le quali appunto anche Società Letteraria. Non posso però non menzionare l'Accademia Filarmonica, certo, o l'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere o l'Accademia Cignaroli, che in diversi, come vede, ambiti nei secoli hanno operato e continuano ad operare come dei veri e propri motori culturali per la nostra città. Ecco, per quanto ci riguarda, Società Letteraria di Verona è stata istituita da 13 cittadini di diverso ambito, di diversa estrazione culturale, nel 1808, sentendo il bisogno di associarsi alle gazzette, a quei pochi giornali che in quell'epoca si stampavano, certo, e soprattutto in paesi di quella che oggi chiamiamo Europa, per capire che cosa stesse succedendo, come si stessero evolvendo gli scenari socio-economici o politici di quel tempo. E questa fu una grande intuizione, presero in affitto dapprima un appartamento in un bellissimo palazzo in Piazza Bra, poi si spostarono, insomma questi cittadini via via crebbero in numero, crebbero anche le associazioni alle riviste, ai periodici, divenne pian piano una sorta di club, naturalmente all'epoca riservato solo ai signori uomini, certo, una sorta di club nel quale si potevano incontrare con grande libertà, dialogare, esprimere le proprie opinioni, scambiarsi, arricchirsi, ecco, certo, culturalmente, su fatti che appartenevano alla loro attualità. Quindi Società Letteraria nasce proprio con questa impronta di grande interesse per l'attualità, che non ha mai perso nella propria genetica, quindi ancora oggi noi per quello che proponiamo di attività culturale nel nostro fitto calendario, appunto aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza praticamente tutti i giorni, ci occupiamo di diversi temi che chiamiamo in senso ampio culturali, ma che spaziano appunto dalla cultura letteraria, quella musicale, ma anche a temi di attualità più scottante e contingente, ecco. E accanto a questo, naturalmente, non possiamo dimenticare la parte più istituzionale, che è quella di essere una ricca, di costituire una delle tante ricche biblioteche di cui, certo, sempre, come dire, si avvale la nostra città. La nostra città ha veramente, potremmo definirla una città del libro in quanto ha ricchezza di patrimonio bibliografico, e anche qui allora non possiamo dimenticare la Capitolare, l'Università, la Biblioteca Civica. Ecco, a me piace inserire Società Letteraria in un contesto cittadino ampio, tutto in relazione, in rete. Certo. E anche un archivio storico molto importante. Il nostro archivio è vincolato dal Ministero dei Beni Culturali per un specifico interesse sulla storia del Risorgimento italiano, perché proprio in Società Letteraria nel corso del 1800 si sono riuniti i cittadini che all'epoca erano i cospiratori, ma in realtà erano i patrioti, coloro, certo, i quali auspicavano nell'unità del paese e guardavano all'Europa anche naturalmente come valore condiviso. Certo, ecco, quindi la storia e la cultura si uniscono in un, diciamo, in un connubio incredibile, che tra l'altro è sempre importante, secondo me,
portare avanti, cioè non dimenticarselo mai, certo, per strada, perché in un'epoca come la nostra, in cui si vive spesso nel mondo virtuale, nel digitale, avere la fortuna di avere un'istituzione, un archivio, una biblioteca come quella della Società Letteraria, in cui si possono ancora sfogliare libri di carta, come si dice, libri di carta, documenti, insomma, è un qualcosa, ha un valore inestimabile. Sì, abbiamo anche fatto uno sforzo in questi anni per avvicinare i giovani, e questo è un altro elemento che io ritengo di valore dell'istituzione, proprio perché se queste istituzioni non passano il testimone alle giovani generazioni, certo, possono dichiarare il loro fallimento. Ecco. Quindi sia per i temi proposti, sia per il patrimonio e gli spazi di cui disponiamo, siamo molto contenti di vedere che anche alcuni giovani ci frequentano. E, anche rispetto appunto alle attività che svolgiamo, alle attività culturali, spesso cerchiamo alleanze con altre istituzioni, associazioni cittadine e in particolare anche con istituzioni scolastiche. Certo. Proprio perché lì ci sono i giovani, i giovani che possono attraverso i loro insegnanti condividere patrimonio culturale appunto importante. Assolutamente. Ecco, una, diciamo, sicuramente un focus importante che state portando avanti adesso è quello dell'accessibilità. Certo. Quindi abbiamo detto, Società Letteraria è un'istituzione a Verona dal 1808, quindi ovviamente si parla di anni in cui l'accessibilità sicuramente non era una priorità, però adesso lo è. Ed è importante chiaramente fare un passo in avanti in questo senso, e voi state cercando di farlo. Sì, guardi, è una delle mie prerogative e pallini assoluti, cioè io penso che un luogo non possa dirsi inclusivo, e come abbiamo sentito nella sua storia, Società Letteraria è inclusiva, certo, in quanto agli orientamenti quantomeno, ma non può dirsi pienamente inclusivo se non è anche accessibile per tutti. Purtroppo abbiamo due rampe di scale che costituiscono una barriera architettonica, sì, veramente gravissima. E quindi qualche anno fa è iniziato il nostro percorso di richiesta di poterci dotare di un ascensore. Come sa, i passaggi burocratici appunto fra uffici competenti sì, sono numerosi, però abbiamo sempre trovato, devo dire, grande sensibilità sia nella soprintendenza ai beni architettonici sia negli uffici del comune. Quindi insomma stiamo arrivando a completare questo iter burocratico, e a fianco a questo c'è l'onere della spesa, che naturalmente noi possiamo sostenere, noi lavoriamo tutti a titolo assolutamente gratuito come volontari, quindi le spese cui dobbiamo andare incontro dobbiamo cercare di, certo, darne copertura trovando appunto la sostenibilità, e in questo caso sono stati i sette rotari della città, e li ringrazio veramente di cuore anche in questa occasione, che sentita questa necessità hanno promosso una raccolta fondi e finanziano appunto l'acquisto dell'ascensore. Per questo chi passa in Bra in questi giorni vede un magnifico striscione, magnifico per, insomma, lo ritengo magnifico per il valore che ha, non tanto quello estetico, uno striscione affisso sul nostro balcone in cui appunto ringraziamo i Rotary per questa promozione e questa raccolta fondi, sotto il nome, a mio avviso molto molto bello, di un logo con un logotipo che è Cultura senza barriere, perché deve diventare l'acquisto dell'ascensore il pretesto per continuare a ribadire nella nostra città, anche con ulteriori evidentemente eventi che faremo, che la cultura deve essere senza barriere, anzitutto senza barriere mentali, diciamo così. Quello, ecco, è fondamentale. Quello è fondamentale e lo do per scontato, soprattutto in un'istituzione come la nostra, ma anche barriere fisiche, perché, certo, è fondamentale. Su questo noi avevamo già in parte cercato, diciamo, di dare compensazione una decina d'anni fa, dotandoci della diretta streaming per tutte le nostre, sì, conferenze, pensando che almeno chi non poteva raggiungerci fisicamente da casa avrebbe potuto ascoltare. Certo.
E così è ancora oggi, tutte le nostre conferenze si possono seguire in streaming o si possono anche riascoltare in podcast dal nostro portale. Quindi abbiamo ormai un archivio di conferenze di vari interessi disciplinare che, devo dire, costituisce una bella piattaforma culturale. E tra l'altro, quindi vi eravate digitalizzati già in tempi non sospetti. Sì, quando... ecco, in questi due anni drammatici che tutti abbiamo vissuto, in cui in molti hanno imparato ad usare queste tecnologie, noi eravamo già avvantaggiati questo. Sì. E devo dire che è stata, insomma, una grande soddisfazione poter comunque realizzare quasi 100 incontri culturali nell'anno più orribile della pandemia. Perché stavamo tutti a casa, anche i relatori stessi stavano a casa, e però abbiamo continuato a tenere viva questa istituzione. Ecco e questo, e questo è l'importante. Alle persone. Questo è l'importante, certo. Ovviamente. Ecco, parlando proprio nello specifico adesso degli eventi che organizzate, gli incontri, adesso ne cito uno, poi faremo un focus anche su quello, i Veronesi Illustri, siete certo. Partiti il 20 di settembre, però non è l'unico ciclo di incontri che organizzate, siete sempre indaffarati, siete sempre, insomma, non state mai con le mani in mano. No, allora, ha ragione. Da un lato noi prediligiamo i cicli di incontri perché crediamo che siano, come dire, un approfondimento su un tema che consente in un ampio arco di tempo e magari anche con relatori diversi di approfondire da punti di vista diversi una stessa tematica, quindi completezza e profondità. Dall'altro però ospitiamo naturalmente anche incontri singoli, certo. E spesso sono promossi da società letteraria, ma molto, molto soventemente anche proposti da associazioni o istituzioni, appunto, con le quali collaboriamo, o anche da singoli cittadini che ci chiedono di poter accedere alla sala per poter presentare qualche attività, che può essere appunto dalla presentazione di un libro. Adesso il mese prossimo mi sembra avremo la presentazione di un poeta famosissimo in Italia, Paolo Ruffilli, non voglio citarli perché poi dimenticherei qualcuno. Invito tutti a tenersi sempre aggiornati sul nostro sito e in home page. Ogni settimana vengono proposti appunto gli incontri che si faranno nella settimana. Ecco, per quel che riguarda Veronesi Illustri, che citava, è un'operazione molto, partita ormai più di due anni fa, arrivata al quarto ciclo, è promossa dall'Associazione Consiglieri Emeriti di Verona, nella persona del suo presidente Silvano Zavetti, che devo dire è l'anima veramente di questo ciclo, e la collaborazione assolutamente fondamentale del Dipartimento Cultura e Civiltà dell'Università di Verona, nella persona del professor Arnaldo Soldani, che ne è il direttore, perché è proprio, potrei dire, il Dipartimento Cultura e Civiltà che offre il maggior numero di relatori all'interno di questo, certo. Di questo ciclo di incontri, perché proprio lì troviamo tutte le competenze di alta caratura, devo dire, sia in giovani ricercatori che in professori senior, su tutti i campi, storico, letterario, certo. Musicale, eccetera. Ecco, quindi cosa c'è di meglio di questo? Io devo ringraziare veramente entrambi per questa opportunità. Sembra giusto. Quest'anno abbiamo iniziato con una magnifica presentazione svolta da Francesca Rossi, direttrice dei Musei Civici di Verona, con i quali anche abbiamo ormai una solida collaborazione che in questi anni si è concretata in tantissime attività, non ultima le grandi celebrazioni dantesche appunto dell'anno scorso. E appunto la dottoressa Rossi ha aperto con Giovan Francesco Carotto, quindi insomma era l'occasione, non poteva non essere così. Ecco. Però
Posso già anticipare che in corso d'anno ci saranno anche altre conferenze che organizzeremo con i musei civici, quindi questa è una novità bellissima, credo, per entrambi. Ecco. È anche bello che i nostri pubblici, talvolta differenti, talvolta sovrapposti, possano fruire, no, di iniziative comuni. Questo programma sui Veronesi Illustri di quest'anno poi continuerà, sono circa 10 incontri, continuerà con veronesi tutti illustri, molti dei quali noti, alcuni dei quali assolutamente sconosciuti, ed è l'occasione per venirne, per scoprirli. Ecco, quindi proseguiremo con Isotta Nogarola, che è vissuta nel 1400. È un nome che è diventato un toponimo, ma forse pochi sanno in cosa è consistita la sua grandezza, e a parlarne sarà la professoressa Elisa Zoppei. Poi si seguirà ancora con due pittori il 18 ottobre, e anche qui avremo una docente del Dipartimento CUCI, la professoressa Molteni, e i due pittori saranno Domenico e Francesco Morone, anch'essi vissuti a cavallo fra 4 e 500, primo 500. Poi sarà la volta agli inizi di novembre con la dottoressa Giulia Adami, che è una giovane ricercatrice del CUCI. Anche questo è molto bello, perché diamo la possibilità appunto a giovani studiosi di partecipare come relatori. E il tema sarà fra Giovanni da Verona, il grandissimo miniatore, intarsiatore, appunto architetto, anch'egli più o meno di quel periodo storico, 1400-1500. Poi avremo il professor Alfredo Buonopane, che ci intratterrà su tre donne dell'età romana, e anche questa è un'età, insomma, Verona è Verona romana, non c'è niente da fare, però molto spesso i protagonisti di quell'età non sono conosciuti, donne poi non ne parliamo. Ovviamente. Ecco. Quindi le cito per dovere di congenere. Mi sembra corretto. Sono Gavia Massima, Apice e Claudia Marcelliana. Ecco, e poi un'altra donna interessantissima, adesso ci avviciniamo più verso i nostri tempi, diciamo, che è Matilde Vicenzi. Tutti noi amiamo le sfogliatine e i biscotti della Vicenzi, ecco, e però magari qualche volta si dimentica che la pioniera, una proto-industria veronese è Matilde Vicenzi di San Giovanni Lupatoto, vissuta appunto fra 1800 e 1900, e sarà la professoressa Maria Luisa Ferrari, docente dell'Università di Verona, ma del Dipartimento di Scienze Economiche. Poi il professor Giampaolo Romagnani, di nuovo Dipartimento Cultura e Civiltà, parlerà di Carlo Montanari, patriota italiano, martire a Belfiore, cui peraltro è dedicata la sala conferenze della Società Letteraria, certo. Quindi torniamo un po' in casa. E poi due veronesi dei quali credo a Verona si sia persa la memoria che sono veronesi, ma che sono poi diventati, si parla sempre di cervelli in fuga e questi ne sono antesignani, diciamo, e uno è Renzo Zorzi, che è stato un importantissimo scrittore, molto spesso ricordato per la sua partecipazione alla Resistenza, ma è stato anche diciamo l'uomo Olivetti, colui che nel 65 viene assunto alla Olivetti, e si occuperà di comunicazione come voi, ma con altri mezzi per l'epoca, e farà la fortuna della Olivetti per diventare poi invece il segretario generale di Fondazione Cini a Venezia, e anche lì si esprimerà, insomma, con tutta la sua altissima caratura, e verrà a parlarcene Enrico Bandiera dell'Associazione Archivio Storico della Olivetti. Quindi wow, scopriremo qualcosa di veramente molto interessante che non si è mai sentito. E l'altro veronese cervello in fuga è stato un ingegnere, uno scienziato, un archeologo, ed è Maurilio Lerici, Carlo Maurilio Lerici,
vissuto a Verona, poi trasferitosi, è diventato poi anche cittadino del mondo perché con le campagne di scavo e tutte le attività a cui si è dedicato. Ecco, a lui adesso a Roma è dedicata una fondazione e verrà proprio una Patrizia Zolese, responsabile culturale della Fondazione Lerici, a parlarci di quello che ancora Fondazione Lerici in giro per il mondo promuove per l'archeologia in particolare, quindi un'attività straordinaria di cui nessuno sa niente. E chiuderemo tornando ad un altro delle istituzioni che spesso collaborano con Società Letteraria, che è il Conservatorio dell'Abaco di Verona. Verrà un maestro del conservatorio, il professor Francesco Bissoli, a parlarci di Giuseppe Cazzaniga, un musicista veronese, appunto, vissuto questo fra 7 e 800. Questo è il ciclo di quest'anno, direi bello nutrito. Direi di sì, tanta storia, tanta storia inedita, anche questo è molto bello, questo è veramente stupendo. Quindi a me non resta che farvi un grande in bocca al lupo per questo ciclo di incontri e per tutti gli altri, perché poi sappiamo ce ne sono tanti, per la vostra raccolta fondi, insomma veramente per tutto, davvero. La ringrazio molto. Benissimo, allora anch'io adesso vi saluto, grazie per essere stati con noi e noi ci vediamo tra poco dopo la pubblicità.